Penso che abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo avuto dei momenti, sono stati di più i momenti buoni che i momenti dove ci siamo messi in difficoltà. Devo dire che alla fine abbiamo avuto un buon numero di assist, perché 28 è un numero molto alto. Abbiamo tirato anche oggi non particolarmente bene da 3 punti, però insomma abbiamo costruito molti buoni tiri, questa è la cosa importante. Difensivamente, quando comunichiamo e cambiamo bene, riusciamo a essere presenti e a fare le cose giuste. Ogni tanto, e li avremo ancora per un bel po', abbiamo dei problemi di comunicazione, non siamo tutti pronti su questo tipo di cose. Arriviamo magari quel secondo di ritardo che fai un errore, che poi magari è anche un errore che sembra molto grosso, però l'atteggiamento è stato molto buono, direi che è stato esemplificato dall'energia che Chris Burns ci ha dato, soprattutto. Domande? Prego. Adesso. Subito della risposta che ha dato Christian Burns, che era un giocatore che appunto era stato, diciamo, un pochino fuori nelle prime due partite di campionato, oggi ha subito dato grande dimostrazione di forza e di aggressività, insomma, e penso che sia il discorso che lei già spiegava d'inizio anno, insomma, di avere sempre giocatori molto coinvolti a Sai, non è prescindere. facile giocare in una squadra dove ci sono 14-15 giocatori, sono il primo a saperlo. La cosa positiva è che ti aspetti da questi ragazzi qui, che ovviamente aspettino il loro momento e il loro turno. Poi ci sta che io sbagli a magari certe volte a far giocare qualcuno di più o di meno, ci sta che certe volte ci azzecco. Il senso di una squadra è che tu accetti che tu sei paziente nell'aspettare il tuo momento, e Chris lo è sempre stato, perché è un ragazzo eccellente, non c'è assolutamente nulla da dire. Adesso vediamo, questa è anche una partita forse adatta alle sue caratteristiche, con questi lunghi loro che si aprono molto, no? Mi ha fatto piacere per lui, oltre che per noi, ma molto piacere per lui, perché ripeto, so che non è facile giocare in squadre, è molto più facile giocare in squadre di 8 più 4 bambini, dove gli 8 che giocano sanno che giocano sempre, capisci? Però, voglio dire, ormai tutte queste squadre qui che fanno Eurolega e campionato vogliono proteggersi. Se tu pensi a tutti quelli che noi abbiamo fuori in questo momento, è una bella lista. Per fortuna che abbiamo un roster profondo che ci permette di assorbire anche gente che è pesante, come Mitzo, Gudaitis e Nedovic. Se hai le palle, io devo dire non ti perdono. Molto più di me. Ma chi può dirlo? Allora, Mizo, che ha avuto, parlo volgarmente, l'equivalente del colpo della strega, quindi una lombargia, una, lom, così una cosa boom, senza colpo, sai, come quando ti pieghi o ti giri, ed è rimasto bloccato. Poi aveva provato a fare allenamento prima di andare a Monaco, e sfiga ha voluto che si è rifatto, si è riacutizzato. Quindi adesso ha fatto tutte le sue terapie, le sue cose. C'è fiducia che possa giocare venerdì. Gudaitis sta andando bene, nel senso che si è già unito alla squadra in pezzi di allenamento, e quindi non vorrei quantificarti i giorni barra le settimane, però lo vediamo vicino. Ecco, se non è la settimana prossima, magari sarà quella dopo. Ecco, però già sta facendo dei pezzi di allenamento con la squadra, quindi con contatto fisico, eccetera, eccetera. Devo dire, con un'energia. E sappiamo tutti, voglio dire, voi vi ricordate meglio di me, questa squadra l'anno scorso con Artura c'era, insomma, una presenza. Dopo puoi alternare lui e Luis come punto di riferimento sotto canestro, hai sempre un giocatore di post basso e non dipendi più esclusivamente dai pick and roll. Quindi, insomma, invece Nedo, ieri proprio l'ho visto, finito il nostro allenamento, l'ho guardato allenarsi, corre sul tapis roulant e tira. E la settimana prossima dovrebbe iniziare a correre anche in campo, però non sappiamo ancora quando potrà fare allenamento con la squadra, e finché non fa almeno 1 o 2 settimane con la squadra. Quindi lui non ci contiamo, non contateci, non ci contiamo per ancora un po', che non so quantificare, mi spiace.
Volevo solo chiederti di Rodriguez titolare, come è maturato questa mossa, se ti è venuto in mente subito dopo la partita di Monaco. No, allora guarda, non è che sia... abbiamo avuto 4-5 partite che siamo partiti malissimo, ho provato a cambiare, ho messo anche Amedeo, ho provato a partire col quintetto alto, perché secondo me Jeff è un giocatore che da 3 e da 4 potrebbe essere, se mi passi il termine, il nostro cambio ideale, no? Cioè entrare a cambiare la partita per uno o per l'altro, quando torna Vlado. No? E quindi ho voluto provare. Sto anch'io, mi dispiace, ma è così, uno vorrebbe avere tutto perfetto e tutto fatto alla prima partita. Io sto ancora cercando ovviamente di capire chi gioca meglio con chi e che cosa è meglio fare quando c'è alcuni giocatori in campo e cosa è meglio fare in altri momenti. Lo sto imparando io, lo stanno imparando loro. E, insomma, ovviamente abbiamo a causa di questo motivo dei momenti in cui rimpalliamo, poi c'è chi magari sta attraversando un momento di poca fiducia, chi invece sta attraversando un momento di grande fiducia. Come in tutte le squadre, voglio dire, non è, sto scoprendo l'acqua calda. Ci siamo anche noi e continuiamo a fare le cose cercando di fare dei passi avanti. Tutto qua. Luca? Sì. Uno dei decani. In questa ottica il rapporto Rodriguez-Scola, che è nuovissimo, sembrano già due che hanno giocato insieme tanto tempo. Hanno giocato contro tantissimo. Già si vede, cioè, sono due giocatori che tra l'altro hanno dato 7 assist questa testa. Di quei 28, ne hanno dati 14 loro due. Come sta nascendo? Credo bene guardandoli e vedendoli da fuori, sia in campo che quando magari viaggiamo, quando siamo a pranzo, a cena, eccetera, eccetera. Un po' per la lingua, un po' come dici tu, per tante battaglie che hanno fatto uno contro l'altro, credo che ci sia grande stima. Credo che entrambi apprezzino uno dell'altro proprio la capacità di passare. Non solo il fatto che fanno canestro, quanto il fatto che hanno la calma per dire pum, ti do una palla qui, ti do una palla lì. Sai, in un momento in cui, come tutte le squadre nuove, ci sono dei momenti di insicurezza, avere questi due che sanno è molto importante. Penso che si stiano divertendo a giocare bene insieme. Chiederti del cazziatone a Moraschini, perché a un certo punto era quasi divertente vederti così arrabbiato con sto ragazzo. Che sapessi per me. Sì, ma infatti, non in particolare proprio a lui o cosa ha sbagliato lui, ma quanto tu stai lavorando con questi ragazzi, con questi giovani, per portarli appunto ad amalgamarsi. Noi abbiamo bisogno che Della Valle e Moraschini giochino, per noi, per la nazionale, per tutti quanti. Cioè, Riccardo oggi ha giocato 25 minuti, e ha fatto alcune cose molto belle e ha fatto alcune cose che non può permettersi di fare per il livello a cui vogliamo giocare noi. Non so, dimenticarsi un uomo, magari mancare un passaggio che c'era completamente aperto per un tiratore, non vederlo. Poi magari ha fatto un bellissimo assist oppure ha fatto un tiro. L'importante è che non si abbatta e continui a migliorare. A Treviso era stato, devo dire... credo che lui adesso sia nella fase in cui, se può giocare distinto e di irruenza, è sicuramente un giocatore che impatta una qualsiasi partita. L'Eurolega purtroppo per definizione il tuo avversario non ti fa fare quello che tu sei capace di fare, allora bisogna che il tuo bagaglio si arricchisca, perché se sei capace di andare a destra nessuno ti farà andare a destra, se sei capace di tirare da fuori tutti ti faranno andare dentro piuttosto che tirare da fuori, e posso continuare così. Ma lui è uno intelligente, uno che c'ha voglia, c'ha i mezzi, c'ha il fisico, secondo me farà bene. Sono molto, ti dico, l'ho lasciato in campo 25 minuti nonostante avessi un fegato così. Prego. Secondo la sua esperienza, la vecchia esperienza, dimmi tutto, dimmi tutto. Quando decollerà definitivamente questa squadra? La domanda è: decollerà? No, adesso con tutto rispetto, abbiamo visto tante belle cose in precampionato. Vedo anche oggi e anche nelle due partite che abbiamo perso, l'impegno non è che manca. Dobbiamo, secondo me, sviluppare una personalità, insomma, per cui non è che ti deprimi se sbagli due tiri o se l'allenatore alza la voce, perché insomma siamo tutti maggiorenni e vaccinati, ecco, voglio dire, o se
o se l'arbitro non fischia o se la gente ti fa bu. Quando avremo sviluppato questo, secondo me, poi se ci aggiungiamo, ripeto, quei tre dei primi cinque che in questo momento sono fermi, perché è vero, e lo ribadisco, ne parlo oggi che abbiamo vinto, è vero che dice, non bisogna parlare degli assenti, soprattutto non bisogna spiegare una sconfitta con gli assenti, perché in campo ci va chi è in campo e qui ce n'è abbastanza per vincere le due partite che abbiamo perso. Quindi vorrei su questo essere chiaro, però a lungo andare, soprattutto in Eurolega, quei tre lì, cacchio, sono tre giocatori, l'avete visto voi l'anno scorso quando non c'erano né Gudaitis né Nedovic. Quindi quest'anno secondo me abbiamo un po' più di profondità importante che possiamo usare, la speranza di averli presto tutti insieme, perché sono anche molto curioso di vedere tutto questo gruppotto insieme, però insomma abbiamo io continuo, sono fiducioso, anche perché sai, è ottobre, se mi dispero adesso. Dimmi tutto. Aspetta. Vai, scusa. Mi sembra che in difesa, insomma, la difesa sia una costante. C'è questa, mi è sembrato, forse una mia impressione, un po' questa ansia nel dover cercare un attacco. Certo, sicuro. Sai, è anche vero che stiamo nelle ultime due o tre partite abbiamo tirato male. Allora, tu pensa, in 3-4 momenti di oggi abbiamo fatto pim, pum, pim, uno completamente libero, un 2 metri di vantaggio, la palla va di là. Se quei 2-3 palloni vanno dentro, ovviamente ti rilassi e giochi più tranquillo. Sicuramente nella pallacanestro moderna, ma non è che lo dico io, lo dicono quelli più bravi e più famosi, il sapere che in attacco stai giocando con fluidità, tutti toccano la palla e stai tirando con discrete percentuali, difendi ancora meglio. Se ci fai caso, noi quando succede una cosa del genere, tipo andiamo in attacco, facciamo una bella azione, sbagliamo il tiro, facciamo la palla persa stupidotta, torniamo in difesa, stiamo ancora pensando a quello e becchiamo un canestro stupido. Quando invece diciamo in attacco siamo fluidi, la nostra difesa immediatamente fa pum 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 pum. Non so se è un'impressione che ho io da fuori vedendo o rivedendo le partite, ma sono abbastanza convinto di questo, che è un po' di tutte le squadre. Allora è ovvio che noi dobbiamo lavorare su questo aspetto qui, conoscerci, dove ti do la palla, come la vuoi, quando la vuoi. Se ti do la palla lì ti metto in difficoltà, aspetta, te la do in un altro punto del campo dove magari puoi fare delle cose diverse. Allora ci sono quelli che hanno più esperienza, che lo sanno, che lo fanno a occhi, non dico occhi chiusi ma quasi, quelli che stanno provando ci impiegano un pochino di più, tutto qua. Però insomma, io vado in palestra contento e spero che lo facciano anche i miei giocatori ancora per un po'. Vabbè, cioè. Mentre Shelvin, diciamo che sta studiando. Shelvin sta facendo molta fatica, come tutti gli americani che per la prima volta arrivano in Europa. E in questo momento sicuramente sta giocando molto al di sotto del suo potenziale, però è un bravissimo ragazzo, lavora come un matto, non è quello che abbiamo visto fino adesso, perché sennò saremmo tutti... voglio dire, non so cosa, e quindi ci si lavora e ci darà, e sicuramente arriverà a darci una mano, a patto che non si deprima, perché non va bene, però sicuramente in questo momento sta giocando molto al di sotto di quello di cui abbiamo bisogno e quello che è il suo potenziale, ma ripeto, non voglio scomodare il D'Antoni di 30 anni fa, che quando arrivò, però era così. Non è che lui è D'Antoni, non mi fraintendere. Domani mattina dice, quel creativo di Messina ha detto che Shelvin è come D'Antoni. No, non ho detto questo. Ho solo detto un giocatore del passato che è arrivato qui, o qualsiasi americano che arriva qui, ci impiega purtroppo del tempo a capire tante cose. Ok. Grazie mille.